Anno 1992. In un cantiere spaziale a 300 km d'altezza, una squadra di astronauti operai stringe gli ultimi bulloni di una grande struttura modulare costruita pezzo dopo pezzo in orbita attorno alla Terra. Nasce la Stazione Spaziale Americana, la prima abitazione permanente dell'uomo nello spazio. Di forma irregolare e spigolosa, la prima Space Station non avrà niente in comune con l'armoniosa ruota che volteggiava leggera al ritmo del valzer viennese nel film 2001 Odissea nello spazio. Somiglierà piuttosto a una serie di grandi barattoli da conserva saldati insieme per lungo e per traverso, senza un ordine apparente. Ciascuno di questi moduli sarà adibito a una specifica funzione. Alloggi, servizi, laboratori, impianti di generazione dell'energia, attracchi per la navetta spaziale. Progettata per ospitare fino a un massimo di 8 astronauti che si alterneranno senza soluzione di continuità per periodi di 6 mesi in orbita terrestre, la stazione spaziale sarà un luogo ideale per l'osservazione della Terra e del cosmo, per esperimenti scientifici e per produzioni industriali che sfruttano l'assenza della gravità. Ma sarà anche il primo porto spaziale dal quale salperanno gli uomini diretti verso la Luna, verso i pianeti vicini come Marte e Venere e verso gli asteroidi, in cui si spera di trovare le risorse minerarie che si avviano all'esaurimento nel nostro pianeta. Quelle mirabili estensioni dei sensi umani che sono le sonde automatiche interplanetarie hanno già percorso in lungo e in largo lo spazio occupato dai pianeti, fornendoci le immagini ravvicinate di mondi giganteschi come Giove e minuscoli come Amaltea. L'uomo invece non è ancora andato oltre l'obiettivo più vicino, la Luna. Gli esperti prevedono che a cavallo fra il nostro e il prossimo secolo, la stazione spaziale rilancerà la conquista umana del sistema solare. Da una base in orbita terrestre, infatti, un'astronave potrà decollare più facilmente e con minore spreco di energia verso altri pianeti, non dovendo vincere la forza di gravità che ci tiene legati alla Terra. Nell'arco di un secolo, affermano i più ottimisti, gli avamposti della nostra civiltà avranno raggiunto ogni angolo del sistema, dal torrido Mercurio al gelido Plutone. E poi? Con ogni probabilità, l'uomo dovrà fermarsi, non sappiamo per quanto tempo, ai confini di uno smisurato oceano cosmico, molto più vasto, profondo e denso di incognite di quanto l'oceano Atlantico dovette apparire ai primi esploratori che si avventuravano alla ricerca del nuovo mondo. Una navicella automatica, Pioneer 10, ha varcato nel 1983 i confini del Sistema Solare e già viaggia nel vuoto di questo oceano, diretta verso stelle lontane. Per arrivare dalla Terra a Plutone, l'estremo pianeta, ha impiegato 10 anni. Ora, pur viaggiando alla velocità di circa 50.000 km all'ora, per coprire lo spazio che ci separa da Alfa Centauri, la stella più vicina, impiegherà 80.000 anni. E anche altre sonde, come il Voyager 2, sono destinate a simili interminabili viaggi. Well, Voyager 2, of course, is flying the Grand Tour trajectory. Voyager 2 ha già oltrepassato Giove e Saturno e si sta dirigendo verso Urano. È a circa metà strada fra Urano e Saturno. Arriverà ad Urano il 24 gennaio 1986, poi si rimetterà in viaggio verso Nettuno, dove arriverà il 24 agosto 1989.
Dopo questo incontro, spinto dalla forza di gravità di Nettuno, si allontanerà dal Sistema Solare. Abbiamo calcolato quale sarà la sua traiettoria una volta uscito e sappiamo che fra 348.000 anni passerà vicinissimo alla stella più luminosa dei nostri cieli, Sirio, nella costellazione del Cane Maggiore, a 9 anni luce da noi. Dunque, per percorrere 9 anni luce, il Voyager 2, uno dei veicoli più veloci oggi esistenti, impiegherà 348.000 anni. Dobbiamo allora concludere che l'uomo resterà confinato entro gli spazi del suo sistema solare? Nei laboratori di ricerca della NASA si lavora già da parecchi anni a progetti di astronavi tanto veloci da ridurre i tempi di percorrenza verso le stelle più vicine a periodi confrontabili con la vita media dell'uomo. Uno di questi progetti, denominato Orione, prevede la costruzione di un'astronave a propulsione nucleare. La spinta, anziché essere fornita dalla combustione di propellenti liquidi o solidi, come quelli adoperati per lo shuttle, sarebbe data dall'esplosione di mini bombe atomiche al ritmo di una al secondo. Per giungere su Alpha Centauri, invece degli 80.000 anni richiesti dal Pioneer, l'astronave Orione impiegherebbe 130 anni. Nel serbatoio dell'astronave, però, dovrebbero essere trasportate non meno di 300.000 bombe atomiche di potenza paragonabile a quella che distrusse Hiroshima. Un altro progetto, chiamato Daedalus ed elaborato dalla Società Interplanetaria Britannica, ricorre ad una forma di energia ancora più efficiente. Il veicolo, alto quanto l'Empire State Building, sarebbe spinto dalla fusione nucleare, lo stesso processo che tiene acceso il Sole e che l'uomo tenta di riprodurre, finora senza successo, nei laboratori. Accelerando progressivamente fino a 40.000 km al secondo, Daedalus potrebbe raggiungere Alpha Centauri in appena mezzo secolo. Una curiosità di questo avveniristico progetto. L'astronave Daedalus partirebbe dall'orbita di Giove anziché dalla Terra, perché, nelle vicinanze di questo pianeta, potrebbe facilmente alimentarsi delle enormi quantità di idrogeno e deuterio necessarie per il processo di fusione termonucleare. Sanger, un fisico americano, è andato oltre, immaginando un'astronave spinta dal più efficiente processo energetico esistente in natura, l'annichilazione fra materia e antimateria. È noto che quando una particella di materia, per esempio un protone, viene a contatto con la rispettiva antiparticella, un antiprotone, si ha una completa trasformazione di questi due corpuscoli in energia. L'antimateria esiste allo stato libero in natura, lontano dal nostro mondo, anche se non sappiamo dove. Gli scienziati sono riusciti a produrla in piccole quantità nei laboratori per effettuare i loro esperimenti di fisica subnucleare. Dunque, nulla si oppone alla realizzazione di un'astronave ad annichilazione, la cui potenza di spinta sarebbe tale da imprimere quasi la velocità della luce. Ma come produrre e immagazzinare tutti gli antiprotoni necessari al viaggio interstellare e come dominare il processo di annichilazione? Sono problemi che oggi nessun fisico si dice in grado di poter risolvere. Chi più di tutti si è spinto sul terreno della fantascienza sono i progettisti delle astronavi a vela. Si tratta di smisurati fogli di alluminio riflettente, della superficie di decine o centinaia di chilometri quadrati, che avanzerebbero maestosamente nello spazio spinti dall'invisibile forza della luce solare, senza l'aiuto di alcun motore. E quando il Sole fosse troppo lontano per far giungere i suoi raggi, una specie di ciclopico specchio di Archimede concentrerebbe sulla vela un fascio di luce laser. Il laser sarà di dimensioni enormi e orbiterà intorno al Sole che fornirà l'energia per farlo funzionare. Il raggio laser verrà puntato su una lente situata fra Giove e Saturno che servirà a concentrarlo verso le stelle. La lente, simile ad una ragnatela, è fatta di sottilissima plastica e di spazi vuoti. Oltre l'orbita di Plutone troviamo l'astronave a vela che porterà un equipaggio umano verso le stelle. La lente avrà un diametro di 1.000 chilometri ed anche la vela d'alluminio sarà di 1.000 chilometri di diametro. Al centro ci sarà la cabina per gli astronauti. La luce del laser, dopo essere passata attraverso la lente, colpirà la vela spingendola in 5 anni a circa il 20% della velocità della luce. Per arrivare su Alpha Centauri ci vorranno 40 anni.
Ma quando saranno superate le enormi difficoltà tecniche che si frappongono alla loro costruzione, le velocissime astronavi interstellari incontreranno un altro pericoloso ostacolo nella loro corsa verso gli astri. Anche le porzioni più vuote del nostro universo contengono quantità seppur minime di materia, nubi di gas, polveri, atomi sparsi. Alle velocità necessarie per raggiungere le stelle, anche pochi atomi potrebbero ridurre quei veicoli cosmici a degli inutili colabrodi, o peggio ancora, potrebbero provocare distruttive esplosioni. Ci sono poi anche altri problemi. Come resisterà il fisico degli astronauti alle condizioni di assente o ridotta gravità presenti in quelle astronavi? Anche se finora nessun esperimento ha provato come reagisca l'uomo quando rimanga a lunghi periodi in ambienti con una forza di gravità artificiale, come quella che si può ricreare a bordo di una stazione spaziale ruotante, vi sono indicazioni che l'organismo potrebbe, in queste condizioni, vivere indefinitamente nello spazio. Ma è difficile immaginare che un paese come gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica possa sacrificare un gruppo di uomini a trascorrere l'intera esistenza nello spazio, impegnando in questa avventura anche i figli nati durante il viaggio, ai quali sarebbe affidato il compito di portare a compimento la missione. Una soluzione a tutti questi problemi viene proposta dall'impareggiabile fantasia di Isaac Asimov. So my own feeling about the reasonable way. A mio giudizio, il solo modo ragionevole per raggiungere le altre stelle consiste nell'arrivarci a bordo di un'enorme astronave che sarebbe in tutto e per tutto un mondo autonomo e indipendente. Probabilmente non dovrebbe trattarsi nemmeno di un'astronave. Dovremmo piuttosto chiamarla un piccolo pianeta all'inizio ruotante intorno alla Terra, con decine di migliaia di abitanti. E forse in futuro, utilizzando un metodo di propulsione più efficiente di quelli attualmente in nostro possesso, una di queste colonie spaziali si metterà in viaggio a velocità moderata per chissà quanto tempo, un milione di anni. Su questo veicolo spaziale, le generazioni si succederanno senza avere la sensazione di trovarsi a bordo di un'astronave, ma semmai di trovarsi a casa loro. La loro casa li seguirà nel viaggio. Naturalmente ci potremmo chiedere per quale ragione queste persone dovrebbero desiderare di abbandonare il sistema solare. Ho la sensazione che desidereranno partire, perché sarà troppo difficile mantenere il giusto equilibrio ecologico nei loro mondi continuamente visitati da persone di altri mondi. Può darsi che tra 100, 200 anni la Terra sarà come un fiore che avrà fatto germogliare tutti questi piccoli mondi con decine, centinaia di migliaia di abitanti che si muoveranno lentamente in tutte le direzioni della galassia e poco a poco, nell'arco di milioni o decine di milioni di anni, stabiliranno qui e là nuovi insediamenti. E forse un giorno la galassia sarà popolata di uomini. Forse la nostra condizione di esploratori del cosmo è paragonabile in questo stadio dello sviluppo tecnologico a quella dei nostri lontani antenati, che con le zattere ricavate dai tronchi degli alberi si avventuravano per le prime volte sulle onde del mare. Ma i Colombo e i Magellano dello spazio, in grado di aprire nuove vie fra le incognite dell'oceano cosmico, sono ancora un miraggio lontano.